Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattieni la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai vai vai, 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale, ok? Teniamo la posizione più possibile, ok, continuate, tenete la posizione, potete sollevare e scendere volendo, ok? Su e giù, ok? Piccole piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria, perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo, mantenendo l'eleganza, ok? L'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi, ok? Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria, perché se sono in movimento, però adesso piccola torsione, ok? Adesso diventa difficile, adesso diventa un bel allenamento e continuiamo, ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte, ricordate che potete, ok, interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete, ok, questa è la cosa importante, recuperi, sì, relax, ma non utilizzate i recuperi come scusa di non fare più niente, ok? Cambiamo dall'altra parte, seduto sulla parte più cicciottosa del gluteo, incrocio le gambe, ok? Tengo la posizione e qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su, ok? Un'isometria, decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena, ok? Questi sono movimenti che ci devi crescere, ok? Quando io ti faccio il minuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non serve questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti. Addominali tesi. Grandi sorrisi, ok? L'addome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio di oggi. Ci mancano ancora 7 secondi. Continuate. Vai, vai, vai. Ci siamo. 4 e 3 e 2 e stop. Eccellente. E andiamo subito sul prossimo esercizio. L'altra cosa bella delle planche, sai qual è? È che possiamo... Ok, in posizione. Cominciamo. Dondolare destra e sinistra. Ok, piccoli movimenti durante la plancia. Aumentano diciamo le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio e va tra virgolette spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico che permette probabilmente avere piccoli micro recuperi durante l'allenamento e questo ti permette di fare di più, facendo di più avremo più risultati, ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Proprio un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante planche, l'altro beneficio di fare tutte queste planche è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Questo esercizio è plancia laterale,
di nuovo lo terremo proprio per il minuto. Ok, ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia. Questo è abbastanza avanzato, questo è ancora più avanzato, questo magari è poco più facile, e divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita. Ok, siamo a 28 secondi 30 secondi. Ok, continuate di sollevare proprio l'anca su. Ok, tira su, tira verso su, tira verso su, continui. Ok, ci siamo quasi. Dai, tirate su, tirate su. Minuto in, diciamo, complessivamente un minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo a fare un minuto di plancia dall'altra parte. Di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo, che preferite, un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate di immaginare che state proprio stringendo, ok, le vostre addominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volevamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare la gamba, dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando la gamba, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40, minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su questo addome, questa è la plancia laterale classico, uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultima 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio. Brava. Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme.